i nostri relatori. Mi pare che lo scenario di quel decennio è stato rivisitato, non senza anche punte interpretative che hanno qualche puntura, offrono alla ricostruzione, qualche dissidio evocano, e quindi credo che sia giunto il momento di passare alla seconda parte del pomeriggio, se lasciate lo spazio ai vostri, al secondo panel, quello dei testimoni, e quindi invito a salire sul palco Massimo Cacciari. Sì, vabbè, cominciamo con qualche domanda. L'onorevole De Mita. Ecco, e l'onorevole Formica, che salutiamo. Dunque, la prima, do la parola per cominciare a Massimo Cacciari, che d'altronde fino a oggi, più o meno, fino a ieri, di questa fondazione è stato il primo presidente, quindi il fondatore, e che di quella stagione è stato un osservatore, un protagonista abbastanza attento, ma che può costituire un trait d'union tra appunto il lavoro della fondazione e quello del dibattito di oggi. La parola a Massimo. Credo che l'occasione di oggi di poter riflettere su questa storia italiana con introduzioni così ricche, anche così sintetiche da parte degli storici, e poi testimoni che sono ben più che testimoni, perché sono persone che hanno riflettuto sulla loro azione politica, che hanno fatto politica pensandola, anzi che hanno prima pensato e poi fatto politica, che non è di tutti né di tutti i giorni, e l'hanno fatta non per potere, ma l'hanno fatta per appunto cercare di riformare questo paese, sia un'occasione assolutamente straordinaria. Quindi prima di tutto credo che dobbiamo ringraziare Formica, De Mita, il presidente Napolitano, perché appunto occasioni di questo genere sono rare e ahimè lo diventeranno sempre di più. Quindi il mio compito non è certo di misurarmi con loro su quella vicenda. L'ho seguita molto polemicamente, con grande impazienza, lo sa Giorgio, lo sa De Mita, con grandi insoddisfazioni, perché mi sembrava appunto che non si fosse adeguati alla bisogna, e tuttavia comprendendo e sforzandomi di comprendere, vivendo poi in qualche modo dall'interno queste vicende, le enormi difficoltà di realizzare quello che si voleva realizzare o che desideravo realizzare. E cerco di dirlo brevissimamente, tentando di porre insieme alcune domande prima a De Mita e a Formica e poi ovviamente per le conclusioni al presidente Napolitano.
Credo sia giusto quello che è stato detto. È stata una crisi del politico, nel senso che è stato specificato, che poi si è assommata, si è confusa, si è intrecciata, si è moltiplicata con una crisi anche istituzionale, e non soltanto delle istituzioni alte, ma dell'amministrazione, della macchina dello Stato, della burocrazia nel senso weberiano del termine. Prima si parlava di etica della responsabilità ed etica della convinzione, burocrazia in quel senso. Ma c'è stata essenzialmente appunto una crisi del ruolo del politico, dentro la quale secondo me noi siamo, perché è difficile collocarla in una dimensione storica e lì finirla. Il mondo contemporaneo è sempre di più proprio il mondo di questo secolo, di questo millennio, è il mondo in cui la politica deve misurarsi con una sua intrinseca situazione di crisi. Cioè il riformismo di domani, che è quello che mi interessa, deve fare i conti con questa crisi. Questa crisi non è superata da nessuna parte. Cioè è la debolezza fisiologica e a volte l'impotenza conclamata della politica rispetto alle grandi potenze del mondo contemporaneo, che non sono più quelle politiche. Questo è la crisi, da un punto di vista appunto storico, epocale. Inizia negli anni che voi avete appunto analizzato, ma è conclusa forse. Anzi, in quegli anni c'è solo l'inizio, la propedeutica, e non ne siamo molto consapevoli. Mi ricordo tra anni 70 e 80 proprio tanti interventi, tante discussioni anche con Giorgio Napolitano su questo, ma anche con De Mita, proprio qui nel Veneto, convegni dell'Istituto Gramsci Veneto su questi temi della crisi della politica, un convegno con Miglio e altri qui intitolato Oltre lo Stato, no? È la politica direzionata sullo Stato, sulla forma Stato, sul potere dello Stato, quando lo Stato nazionale entrava in crisi e si stava pensando e si sarebbe dovuto pensare ancora meglio, e pochissimi lo facevano nel PC, direi unicamente Napolitano e l'area riformista, alla prospettiva europea. Badate che gli staterelli nazionali sono cioè non è che siano finiti, ma possono tramontare anche per mille anni, ma tramontano. Non è lì che si può riformare la politica. O gli stati nazionali cooperano a una riforma della politica in sede europea, in sede metanazionale, o se no, che riformismo è? Questa era una delle finalità delle grandi idee riformistiche che circolavano nel PC, circolavano nel PSI, ma assolutamente minoritarie, del tutto minoritarie. Quindi, primo aspetto, questa crisi del politico, parliamo del riformismo di ieri per accennare a quello di domani, e questa crisi del riformismo di ieri è ancora più accentuata oggi. Dov'è l'Europa? Dove sta l'Europa? Quindi questo primo aspetto, no? Il vero riformismo avrebbe dovuto misurarsi con una crisi della politica non contingente, non occasionale, ma storica, epocale. Una crisi della politica che non dipendeva da miserie o impotenze soggettive, psicologiche di questo o quel partito, di questo o quel politico di professione, sempre per citare Weber, no? Dipendeva dal fatto che il mondo contemporaneo è dominato da altre potenze, sempre più insofferenti del politico, oppure che ricorrono al politico quando hanno bisogno, quando sono in difficoltà, per abbandonarlo immediatamente appena la difficoltà è superata. Questa dipendenza del politico. Come il riformismo al suo centro deve avere quest'idea, come riacquistare un'autonomia, come riacquistare un potere sulle grandi potenze che lo stanno scavalcando da tutte le parti. Questo è il grande tema che secondo me pensavano gli stessi personaggi che qui oggi abbiamo di fronte. Pensavano questo. E
e poi diranno che cosa sono riusciti o non sono riusciti a fare a questo proposito. Un altro aspetto, riformismo. Io abbiamo, riformismo, pensiamo a Gianni Pellicani, quindi abbiamo parlato giustamente di PC-PSI, ma non a caso abbiamo voluto come fondazione, no? Con forza, strappandolo da altri incarichi De Mita, perché ci interessava moltissimo il suo perché. Questa era una posizione mia già allora. A me sembrava del tutto insufficiente porre il problema del riformismo tra PC e PSI come fosse un fatto che riguardava questi due partiti, del tutto insufficiente. Cioè, era collocarlo in un'ottica propriamente ottocentesca, appunto quella che partiva da Bernstein, quella roba lì, tra comunisti e socialisti, Livorno contro Livorno, eccetera, eccetera, come fosse un affare loro. Ma il riformismo, prima di tutto, e nell'ottica d'epoca che prima richiamavo, dovrebbe scompaginare tutte queste categorie, appunto, tardo-ottocentesche addirittura. Il riformismo doveva essere un movimento culturale e culturale prima che politico del paese, che doveva coinvolgere in pieno anche le sue componenti cattoliche, anche la democrazia. Anche... Ma mi pare di un'evidenza palese. Non può essere ridotto al vecchio rapporto tra le diverse anime del grande movimento operaio europeo che nasce appunto nella seconda metà dell'Ottocento, eccetera, eccetera. Ma che roba è? E allora il punto di vista di una personalità come De Mita, strettamente connessa ad altre grandi personalità della politica italiana, come Aldo Moro, no? come hanno cercato, come si sono confrontate con i tentativi riformisti appunto di Partito Comunista, Partito Socialista, che cosa hanno proposto alle personalità appunto come i Napolitano, come Chiaromonte, per uscire da questi steccati, che ripeto sono proprio storicamente steccati ottocenteschi. Bisogna dare vita ad un movimento riformista nuovo, questo valeva per il passato, ma adesso come si fa a non vedere che è l'unica strada possibile, no? Perché dove stanno più i PC, i PSI, quei partiti? Quindi oggi inventiamo un riformismo al di fuori di quelle categorie o niente, o sopravviveremo, appunto niente di tragico, niente di drammatico, si può sopravvivere. Fort Wirstel, dicono a Vienna, no? Andiamo avanti con i Wirstel. Questa è quindi, ecco, la ragione e la domanda appunto implicita che faccio a De Mita. Io ho chiuso, non voglio perdere tempo e non voglio, cioè, poi eventualmente reintervengo se non sono d'accordo con quello che dicono De Mita e Formica. La domanda è tutto questo, tu come vedi il riformismo, qual è il tuo riformismo? Io quando Cacciari mi ha invitato gli ho risposto che c'entro, perché il titolo, l'argomento lo leggevo come l'esperienza limitata alla tradizione della sinistra e io sono, diciamo, un prodotto spurio della politica italiana, perché ho la fortuna, io da questo punto di vista lo voglio dire a Giorgio Napolitano, io mi ritengo fortunato perché sono nato in tempo per capire che cos'era il fascismo. Nasco in un piccolo paese di provincia, insomma, dove la comunicazione era rara, le condizioni di vita difficili, ma non segnavano perché la popolazione era rassegnata, e ho la fortuna di avere un insegnante, un prete,
che mi educò all'antifascismo e al repubblicanesimo, più la circostanza che il partito fascista mandò al mio paese i combinati politici, perché essendo un paese di montagna pensava di isolarli. E invece queste presenze mi aiutarono a capire la ragione dello scontro col partito fascista, e io feci una grande fatica, semplice, a diventare antifascista, ma la cosa che non riuscivo a capire che essere antifascista era necessaria a perdere la guerra. E avendo l'età, facevo la scuola media, allora i testi di storia ci indicavano la sacralità della patria, quindi perdere la guerra è come ammazzare il padre, era una cosa che mi costò, poi mi convinse. E la mia attenzione politica è stata sempre dialogare con chi pensava in maniera diversa. Io sono stato non comunista, cioè in polemica col Partito Comunista, solo nelle elezioni del 1948. Non sono stato mai comunista, non mi ha mai suggestionato la lettura marxista, però io ho dato del Partito Comunista e della sinistra la lettura storica della loro presenza nella lotta politica nel nostro paese. Siccome il tempo è breve, io vado per sintesi. Io do una lettura, lo voglio dire agli storici, della trasformazione politica del paese come la più grande opera di trasformazione di una comunità. Il rapporto tra il pensiero e i fatti, e questo è il mio limite culturale, io penso così, che il pensiero ci aiuta a capire. La realizzazione del pensiero realizzando fatti dimostra il limite del pensiero e la novità dell'evento. Quindi la consecutio diretta tra il pensiero e l'azione è una cosa che si pensa, ma non si fa. Non nel senso che non la si vuol fare, perché il pensiero, astraendo, ci trasmette una conoscenza della realtà diversa dalla logica della realtà. Parentesi brevissima. Le norme che regolano la convivenza, prima di introdurle, in realtà si piegano al governo degli eventi. Una volta che le norme si introducono, le norme condizionano gli eventi. E lo dico in occasione della riflessione che avremo per la valutazione della riforma istituzionale che abbiamo fatta. La norma non è desiderio, la norma è regola di comportamenti, e quando il comportamento non coincide con la sollecitazione della norma, il conflitto non si risolve. Io do una lettura straordinaria della storia politica italiana. Se riflettiamo di come siamo partiti nel dopoguerra con la spaccatura del fronte del centro-sinistra e del fronte della Democrazia Cristiana. Credo che sia stato il momento più difficile della storia politica del Paese. La divisione è stata netta. Ricordo anche la liturgia della comunicazione tra Garibaldi e le Madonne, e insomma non era una comunicazione semplice. Però ho il dovere di ricordare a me stesso la straordinaria capacità di chi ha guidato le forze politiche di misurare il confronto più sulla soluzione dei problemi che sulle posizioni ideologiche. E il togliattismo, con tutti i limiti e i difetti che ha, io l'ho letto come la lettura della rappresentanza della tradizione della classe operaia molto più radicata sulla tradizione culturale liberale e laica del nostro paese che non della cultura marxista. E poi la solidarietà con l'Unione Sovietica creava una qualche difficoltà di avere una condivisione di governo.
però per quello che ricordo, nei momenti di difficoltà c'è stata grande e profonda responsabilità. La dirigenza dei partiti si è mossa sempre in maniera responsabile. Credo che Napolitano lo ricorderà meglio di me. Quando dopo l'attentato a Togliatti, Pajetta gli telefonò che aveva occupato la prefettura di Milano e si sentì da Togliatti dire: «E mo che te ne fai?». E no, dico, non è una battuta, era la risposta di grande responsabilità per la conservazione dell'equilibrio democratico del Paese. Io capisco la lettura degli storici, ma io confesso il mio limite, io sono un po' autodidatta, in un qualche modo analfabeta, in un qualche modo erudito. Io ho sempre letto la vicenda politica italiana non con l'idea che il pensiero si trasformi in fatto. Io ho avuto sempre l'idea che il pensiero sollecita la decisione sul fatto e la risoluzione del fatto esige un nuovo pensiero. È come dire, l'aiuto reciproco. Senza pensiero non si opera, ma operando si cambia il pensiero. E quando io ho sentito che i politici pratici non sono quelli che pensano, in realtà mi meravigliavo, perché uno senza pensare, non, a mio avviso, non avrebbe saputo fare. Noi abbiamo avuto una storia della democrazia in Italia straordinaria, lo voglio dire agli storici. Ho sentito la ricostruzione della posizione istituzionale del PC in maniera molto diversa da come io la conosco, perché io sulle istituzioni diciamo che ho fatto crescere la mia rappresentanza politica. Io ho sempre pensato che la politica fosse la scienza delle istituzioni e che la politica è una cultura subalterna, è il pensiero che determina il comportamento politico, solo che il pensiero non si traduce in fatto se non si organizza la realizzazione del fatto. Noi abbiamo operato, il termine democristiano era l'allargamento della base democratica dello Stato, e si parte nell'immediato dopoguerra non con una scelta moderata. La scelta centrista dei Gasperiana è la scelta dei partiti che credevano alla democrazia rappresentativa e avevano opinioni diverse. All'epoca, Formica lo ricorderà credo meglio di me, i socialdemocratici, che erano un pezzo del socialismo, erano marxisti, non è che fossero. E l'alleanza della democrazia cristiana con i socialdemocratici, i liberali e i repubblicani, pur avendo idee diverse, la si realizzò su un programma di governo. E il processo di rinascita del Paese fu avviato è costruito da quel tipo di alleanza di governo. Ricordavo con Cacciari dopo il ruolo della democrazia cristiana con Moro. Noi abbiamo operato nella storia del Paese processi di straordinaria trasformazione. È vero, insomma, l'affermazione principale è che se non c'è pensiero è difficile realizzarla, però paradossalmente in Italia è avvenuta una cosa diversa. Dopo le elezioni del 1953, quando allora si parlava della legge truffa, Napolitano, pensare alla legge del 1953, la legge truffa, e rispetto alla legge elettorale che abbiamo fatto, non so quale termine si possa utilizzare. E dopo il risultato elettorale, nella democrazia cristiana sorse il discorso dell'opportunità di ripetere le elezioni, perché siccome vennero fuori una quantità di schede nulle, l'idea che ripetendo le elezioni si risolvesse il problema. E allora ci fu una considerazione dell'onorevole Moro, che fu così, che gli italiani avevano votato in maniera intelligente, perché avevano confermato un giudizio positivo sull'esperienza di governo De Gasperi. Però aggiunse, ma gli italiani votando così
ci hanno anche sollecitati ad essere attenti alle nuove domande che nascono nella società. Su questo tipo di analisi, con la capacità di persuadere e di spiegare, la fretta di decidere in politica è foriera di grandi avventure, la pazienza di decidere persuadendo è in realtà la strada democratica che ha i maggiori successi. E si è costruita lentamente, dopo l'alleanza centrista, l'alleanza di centrosinistra. E l'alleanza di centrosinistra, lo ricordo a me e a Formica, era stata immaginata come l'allargamento su un pezzo della rappresentanza della sinistra. Purtroppo poi il centrosinistra si fa con la spaccatura del Partito Socialista e, come dire, venendo meno alla funzione immaginata di rendere partecipe del governo del paese la rappresentanza della classe operaia. Però l'esperienza di centrosinistra non è stata un'esperienza da poco. L'esperienza del centrosinistra ha contribuito ad arricchire la risposta alla domanda di libertà, al mutamento di condizione civile che è stato straordinario. Tutto questo avviene nell'arco di meno di 15 anni. Quando l'esperienza di centrosinistra si esaurisce, si comincia a riflettere sull'accordo col Partito Comunista, ma sull'accordo col Partito Comunista ipotizzando di organizzare nel nostro paese la democrazia dell'alternanza, ritenendo che l'alternanza fosse una forma di controllo democratico e di partecipazione. Noi purtroppo ci siamo fermati a quello, e quando la morte di Moro, le complessità nella rappresentanza dei partiti, e abbiamo letto la crisi della Prima Repubblica dando la versione moralistica della vicenda, mentre in realtà era la difficoltà a superare la difficoltà politica. C'è un detto che quando un padre non ha l'autorevolezza morale, i figli, se beve un bicchiere di vino, dicono che è ubriaco. Se il padre ha l'autorevolezza morale, si ubriaca, i figli si divertono perché il padre ha l'autorevolezza morale della guida. Noi, a mio avviso, dalla crisi della Prima Repubblica siamo andati avanti dando la lettura sbagliata. Non siamo stati capaci di superare, come dire, il punto di approdo della cosiddetta democrazia dell'alternanza, dove l'alternanza non era il minuetto che è stato praticato dopo. L'alternanza era un po' come il dialogo. Non lo so se a voi capita, io sono molto curioso quando parlo con le persone, perché a differenza di quello che si immagina, l'interlocutore per me mi aiuta a capire, mi corregge le illusioni, mi toglie la semplificazione, mi crea il dubbio, e quindi il dubbio ci aiuta a capire. Credo che da quel momento in poi, e noi abbiamo commesso un grande errore, di immaginare che la spiegazione politica fosse il moralismo e di immaginare che l'alternanza nella gestione del potere fosse funzionale a risolvere i problemi. Una considerazione: l'Italia è cresciuta fino al 1980. L'Italia dal 90 in poi non è cresciuta. Qualcuno potrebbe dire che sta crescendo adesso, io in verità leggo la televisione e so che cresce, però nei fatti vedo che arretriamo anziché crescere. Come affrontare adesso il problema? E non vorrei meravigliarvi. Io non do una lettura della contestazione in termini alternativi, o di grande apprezzamento per i grillini o di liquidazione di questo fenomeno. Io ritengo che la contestazione oggi in Italia è la consapevolezza dell'insoddisfazione della gente che è cresciuta. Paradossalmente la gente era stata abituata alla crescita del nostro paese, all'improvviso si è fermata, e allora la gente avverte la diminuzione della condizione di vita e avverte la riduzione della condizione di libertà.
non c'è cosa peggiore che agire sull'incertezza. Sull'incertezza ci si paralizza, sulla consapevolezza di superare il rischio probabilmente non si riesce, ma si agisce. Allora, l'equilibrio politico da recuperare, questa è la mia impressione, può darsi che sbaglio, non è recuperare la memoria per contemplare il passato, ma è recuperare la memoria perché, a differenza delle letture storiche che io ho ascoltato e che capisco, cioè capisco, in realtà io do una lettura storica dei fatti, e i fatti sono che l'Italia, alla caduta del fascismo, non ha una consapevolezza democratica diffusa. Io ricordo che gli ex fascisti, insomma, non è che siano stati combattenti per la libertà. Io ricordo che il fenomeno della resistenza divise il paese, e sono testimone perché io ho letto la resistenza finché sono stato al mio paese. La mia fortuna è stata che io nel 48 vado a Milano e là ho una lettura della resistenza diversa dalla lettura della resistenza quando era finita, che faceva riferimento più ad episodi e non alla grande partecipazione popolare che ha portato alla fondazione della democrazia italiana. E che da allora in poi, in progressione, i problemi del paese sono stati risolti. Voglio ricordare l'episodio: la DC, secondo la Vulgata Generale, era un partito conservatore, se non reazionario. De Gasperi fece la riforma agraria. Toccare la proprietà in Italia era la cosa più difficile, perché nella suggestione dell'opinione pubblica diffusa la proprietà è un valore intoccabile. E racconto un episodio. 1976, c'era il problema della casa, la Democrazia Cristiana affronta questo problema e incontra i sindacati. E io facevo parte del gruppo dirigente della DC e incontra la CGIL. La CGIL era guidata da Lama, credo comunista, che mentre si siede dice: io sono comunista. E a me parve pure strano, perché avendolo invitato sapevamo che era comunista. La mia sorpresa fu che lui poi aggiunse: sono comunista, ma io la casa la preferisco in proprietà. Per dire qual era, come dire, il contesto sociale di convinzioni. E i mutamenti che sono avvenuti nell'ordinamento italiano sono straordinari. Noi abbiamo, quando io sono nato, le scuole non c'erano, l'assistenza sanitaria non c'era, la tutela dell'ambiente non c'era. Il processo di trasformazione ha avuto una complessità che la lettura semplificata delle culture politiche non comprendeva. Noi abbiamo una storia democratica straordinaria. La storia democratica, lo dica Napolitano, italiana, un giorno va riscritta. E la similitudine con la storia della democrazia americana è sbagliata, perché la democrazia americana nasce sul presupposto che i cittadini sono liberi. Non a caso la Costituzione americana difende la libertà delle persone. Noi invece abbiamo liberato le persone dal bisogno e le abbiamo rese libere. Paradossalmente il risultato è che, avendo rese libere le persone, oggi le persone sono in condizione di non garantire la libertà. Allora il problema è questo, non la lettura. Poi i socialisti, i comunisti si sono divisi, pure i democristiani hanno avuto conflitti. Però complessivamente, finché hanno avuto guide politiche che con riferimento al pensiero hanno affrontato i problemi del paese, la trasformazione c'è stata. La paralisi, a mio avviso, avviene quando la Prima Repubblica non consegue il risultato politico della costruzione della democrazia, dell'alternanza, e ci siamo impantanati. E ci siamo impantanati ipotizzando che l'alternanza fosse il minuetto. La sinistra è diventata berlusconiana, Berlusconi è diventato più serio di come si immaginasse,
e la tradizione pare che il berlusconismo continui e la difficoltà irrisolta. Grazie. Dopo questa splendida e orgogliosa lettura della storia patria, lascio subito la parola a Rino Formica. Ringrazio la Fondazione per questo invito, che mi dà l'occasione di riaprire un discorso che negli anni scorsi non siamo riusciti a fare, anche perché abbiamo avuto modo di meditare a lungo su cosa noi non abbiamo fatto o abbiamo fatto male nel passato. Noi siamo qui che veniamo da una storia di dirigenza, di aver avuto posizioni di responsabilità nei tre grandi partiti che hanno fondato la Repubblica Italiana. Partito della Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista. Però apparteniamo attualmente a nessun partito, cioè nessun partito, perché i nostri partiti non ci sono più. E questa è la questione centrale. Perché i nostri partiti non ci sono più? Cioè, questo è quello che gli storici che hanno fatto una bella, corretta puntualizzazione della situazione, di come si sono sviluppati i fatti e gli episodi politici della nostra storia, non vanno alle radici politiche della questione. I tre grandi partiti fondatori della Repubblica non ci sono più. Non ci sono più come etichette, non ci sono più come visioni, non ci sono più come strategia generale, complessiva, di quelle che erano le loro aspirazioni e le ragioni della loro presenza nella politica italiana. Allora andiamo un po' alle origini per capire. I tre partiti furono chiamati da una legittimazione che non fu una legittimazione popolare per via rivoluzionaria. La legittimazione dei partiti postfascisti in Italia a governare il paese avviene, come giustamente ha ricordato anche De Mita, viene nel sud perché la Commissione Alleata riconosce il Comitato Nazionale di Liberazione Nazionale e la monarchia, e nel nord perché la conquista della legittimazione avviene dal Comitato Nazionale Liberazione Alta Italia. Ed è subito dopo il 1945, perché bisogna meditare a lungo, riflettere, come io ho avuto modo di, in questi 20 anni di disoccupazione politica, ho avuto modo di riflettere, di studiare, di vedere che cosa è avvenuto di realmente in quel periodo. La legittimazione dei grandi partiti di un paese che è sconfitto e che nel trattato di pace di fatto è trattato come un paese non sconfitto. Quindi, lavorando su quelle che erano le forze
del prefascismo che questi partiti politici avevano avuto, hanno ottenuto una legittimazione a governare il paese. Ma cosa avviene tra il 45 ed il 46? I tre grandi leader, vediamo il comportamento dei tre grandi leader per capire come evolve la situazione di prestigio, di forza e anche di difficoltà future dei tre grandi partiti: De Gasperi, Togliatti e Nenni. De Gasperi, che non è un conservatore, né un reazionario, è un liberal democratico cattolico, che ha forte il senso dello Stato, viene da una grande cultura dei cattolici nell'interno dello Stato, che riconoscono lo Stato. Togliatti ha una grande preoccupazione di avere una carta costituzionale che sia una carta della garanzia per il partito nuovo, perché il Partito Comunista ha due atti di nascita, quello del 21 e quello del 1944. 1944 ha in comune con quello del 21 la fedeltà al campo internazionale comunista. Non ha un legame con quella che era stata la visione ed il modello visionario del Partito Comunista del 1921 per quanto riguardava la rivoluzione e il rovesciamento dei rapporti di forza sociali e politici del nostro Paese. Nenni ha una grande preoccupazione. Nenni ha la preoccupazione, e questo lo so bene perché fu oggetto di una discussione animata nel nostro partito, e io ebbi la fortuna di partecipare a questa discussione per puro caso, perché avendo assunto una responsabilità nazionale del movimento giovanile socialista mi trovai ad essere anche cooptato nella direzione del partito, quindi mi trovai ad assistere, sia pure spesso silenzioso, ma mi trovai ad assistere a uno scontro vero che ci fu. Nenni era convinto, prima della scissione di Palazzo Barberini, che si andava verso la Terza Guerra Mondiale. Questa sua convinzione della Terza Guerra Mondiale lo portava a calibrare tutta la politica del partito per avere un successo istituzionale di rottura, non la carta costituzionale, ma la rottura istituzionale, cioè di avere la monarchia abbattuta e la Repubblica, perché questa rottura istituzionale dava forza al movimento del 25 aprile, al movimento insurrezionale del Nord, e metteva a tacere le forze trasformistiche del Mezzogiorno. Ed aveva talmente la impressione che stavamo galoppando rapidamente verso un conflitto che era una rottura tra, nell'interno dell'alleanza degli alleati vincitori della guerra, che il 30 dicembre del 1945, prima della Costituzione, prima del 2 giugno del referendum e dell'Assemblea Costituente, Nenni scrive un articolo sull'Avanti e dice: il gagliardo vento del Nord si va affievolendo, dobbiamo agire subito. E nell'interno del partito si aprì una forte discussione che poi portò alla scissione di Palazzo Barberini,
che era la scelta di campo post deflagrazione di un conflitto, un nuovo conflitto mondiale. Neniera per il campo dell'Est, perché la classe operaia, la unità di classe nel nostro paese ci spinge a stare in quello schieramento, e Iniziativa Socialista, Saragat e Critica Sociale erano, per varie ragioni politiche, erano sul terreno della scelta di campo occidentale. Il 2 giugno del 1946, se guardate bene, quando comincia l'attività dell'Assemblea Costituente, è lì, insomma, noi abbiamo la rottura costituzionale, la rottura istituzionale, abbiamo la Repubblica. Ma nella Costituente tutti i grandi partiti, ad esclusione non del Partito Comunista, ma solo ad esclusione di Togliatti, si pongono il problema di seguire i lavori della Carta, della stesura della Carta Costituzionale. De Gasperi non partecipa ai lavori, se non nelle grandi occasioni, ai lavori dell'Assemblea Costituente, e quando si vota a dicembre del 1947 la Carta, De Gasperi pronuncia il suo discorso di soddisfazione del licenziamento della Carta, dicendo: è come invidio questi giovani nostri parlamentari, rivolgendosi al gruppo dei Dossettiani, che ha ben lavorato nella stesura della Carta, ma noi dovevamo occuparci allora di governare il paese in un difficile, in una difficile situazione in cui da una parte mancava la farina e il pane e dall'altra parte avevamo il problema della riorganizzazione dello Stato e della macchina dello Stato. Nenni non partecipa ai lavori della Costituente. Nenni partecipa attivamente ai lavori della Costituente solo una parte del Partito Socialista, nella sinistra Lelio Basso e nella parte nella parte riformista, la parte della tradizione turatiana, il Paolo Rossi. La Carta Costituzionale, se leggete l'elenco di coloro i quali fecero parte della commissione di redazione, cioè quelli che la scrissero materialmente, i 17 che scrissero la Carta Costituzionale, l'unico esponente politico a capo di un partito è Togliatti. Poi c'è tutto il gruppo dei Dossettiani per la Democrazia Cristiana, Dossetti, Moro, La Pira, Fanfani, Lazzati, e del gruppo del Partito d'Azione c'è Calamandrei. Nella Carta Costituzionale, nella stesura della Carta, che avviene senza partecipazione popolare e di opinione pubblica la Carta, perché io sono testimone, nei partiti, e allora io dirigevo la Federazione Giovanile Socialista, non era assolutamente di nostro interesse la stesura della Carta Costituzionale. Tanto è vero che quando nella commissione dei 75, nelle sottocommissioni, si discusse della apertura della commissione alla stampa, non al pubblico, ma alla stampa, ci fu l'opinione contraria in prevalenza,
E Togliatti, che voleva che ci fosse almeno qualche presenza della stampa per divulgare all'esterno i lavori della Carta Costituzionale, mandò un famoso bigliettino al giovanotto dell'Unità, che poi era quello che poi passò alla RAI. Vabbè, insomma, c'è un biglietto di Togliatti, di Rocco, di Emanuele, a Emanuele Rocco. Mandò un bigliettino al quale gli disse: ma almeno l'Unità si occupi di questa cosa, perché era in quel momento in discussione l'articolo che vietava la ricostituzione del partito fascista. Cosa voglio dire? La Carta Costituzionale è una carta che dà ai grandi partiti il compito di strumenti istituzionali di costruire la vita democratica del paese, ed enuncia nella prima parte della Costituzione un programma di governo da attuarsi. Tutta la polemica tra Calamandrei e l'altra parte, ma soprattutto della parte dei professorini della Democrazia Cristiana, di cui poi dirò subito dopo, è che bisognava introdurre norme vincolanti di comportamenti da programma di governo, e venne invocata anche la normativa programmatica costituzionale della Costituzione sovietica. Fu Togliatti che disse: vabbè, ma andate in un walkout, insomma, la Costituzione sovietica si mette delle norme vincolanti, però quella è la Costituzione di un paese che ha fatto la rivoluzione, e noi la dobbiamo ancora fare la rivoluzione. E tutta la prima parte della Carta Costituzionale, in polemica con l'area liberal-democratica della sinistra, che era Calamandrei, che voleva semplicemente il famoso preambolo, cioè la enunciazione dei principi generali, ma non come programma di governo, viene bocciata, perché nella prima parte viene delineata una soluzione di società, di modello costituzionale, che è la terza via. Solo successivamente si apre la discussione su questa questione e si dice: ma la terza via, cioè che non era né il liberismo da una parte né il socialismo reale dall'altro, questa terza via è, Dossetti spiega, deve avere un presupposto che rompe definitivamente con lo Stato liberale, rompe con lo Stato precedente, con lo Stato liberal-democratico, e delinea un modello di società che è un modello di società tutto a costruirsi. Questa terza via, che naturalmente se ne accorge Togliatti, né Nenni, e devo dire neanche i liberal democratici sollevano più di tanto, perché Togliatti, quando fa il discorso sulla discussione generale della Carta Costituzionale, del progetto dei 75, fa una giusta e penetrante osservazione e dice: guardate, il progetto della Carta dei 75 che abbiamo all'esame è una carta in cui si vede chiaramente
che vi è una soluzione di compromesso. Però i compromessi sono di due tipi. Un compromesso sulle parole, che cioè è il compromesso che utilizza parole ambigue ed equivoche, che possono avere due o più diverse soluzioni e interpretazioni, ed il compromesso sui valori. Nella carta ci sono tutti e due. Il primo noi lo detestiamo, però è andata così, e il secondo invece per noi è importante. Cosa succede subito dopo il varo della carta? Che delinea una prima parte, che è un programma di governo della società, che ha fondamenti non nelle idee dello Stato liberale né dello Stato socialista, ma della terza via, e c'è un ordinamento nella seconda parte che è funzionale allo stare insieme di tutti i partiti. Cioè dei tre partiti che erano stati delegati a costruire la democrazia italiana, dovevano costruire un modello di società che era un modello di società inedito, da terza via. Tutto questo, non lo dico io, tutto questo fu detto nel 1975, quando Bortati, che era stato uno dei più grandi fautori e sostenitori della linea di superamento della concezione liberale dello Stato e che aveva sostenuto le posizioni dei Dossettiani e della terza via da indicare come soluzione strategica e come programma di governo, nel 1975 spiega: noi non abbiamo più una carta costituzionale, ma abbiamo un modello costituzionale in cui la democrazia la sovranità parlamentare è senza sovranità popolare, perché è occupata dai partiti che hanno assunto una posizione non di costruttori, ma di quotisti del potere dello Stato. Qui comincia la grande crisi. La crisi del sistema politico italiano non è la crisi, che poi è la crisi del complesso dei partiti politici, perché dico, i nostri partiti poi, chi prima, chi dopo, sono scomparsi dalla situazione, perché hanno voluto affrontare sempre la crisi delle istituzioni come crisi politica e non come crisi istituzionale. Ora, se, e qui il discorso è molto lungo, ci porta Giolitti, a nome del gruppo comunista all'Assemblea Costituente, presentò un ordine del giorno che fu approvato all'unanimità dall'Assemblea, in cui si disse: la prima parte è indissolubilmente legata alla seconda. E pertanto il Senato dovrà essere un Senato eletto dal suffragio popolare, il non può essere un Senato delle regioni, perché abbiamo respinto l'idea dello Stato federale, non può essere uno Stato delle corporazioni, perché abbiamo respinto l'idea dello Stato corporativo. Questa idea che è venuta fuori, ecco la grande paralisi degli ultimi 30 anni. I socialisti posero il problema delle riforme istituzionali, ma non si batterono sino in fondo per imporre la questione della riforma istituzionale e costituzionale dell'assetto dello Stato.
quando prima di Maastricht la elite dello Stato italiano, dei grandi poteri, diciamo anche dei poteri di grande prestigio, come erano gli uomini della Banca d'Italia, come erano gli uomini della intelligenza, delle università, e ponevano il problema che noi non eravamo in condizioni di poter reintrodurre lo spirito dello Stato liberale, perché il trauma della società italiana sarebbe stato profondo. Mi ricordo io le discussioni che al Senato facevano scoppola insieme a Carli, in cui Carli e Scoppola dicevano: ma questa è una carta nella quale non è mai citato né l'imprenditore, né il mercato, né la concorrenza, né il profitto, perché è una visione organica, ideologica di un modello di società diversa. Allora la vera grande debolezza dei nostri partiti: furono incaricati di avere una funzione, attuare un programma di terza via della Costituzione e costruire la democrazia, e non lo fecero, perché fecero un escamotage e di fatto consegnarono la interpretazione dell'applicabilità come programma di governo ai giudici e alla Corte Costituzionale. Dico un'ultima cosa e poi chiudo. Allora, la questione che io pongo è questa. Noi abbiamo 5 carte costituzionali. Una carta costituzionale del progetto dei 75, che fu modificata dall'Assemblea perché in alcuni punti chiave, nella partecipazione referendaria, e soprattutto fu eliminato un articolo che nel progetto dei 75 era lì, all'articolo 50, voluto fortemente da Dossetti e sostenuto da Moro come irrinunciabile, il diritto alla rivoluzione. Cioè, quando un cittadino o una comunità ritiene che i poteri, il governo, lo Stato sta violando i diritti costituzionali, non solo ha il diritto, ma ha il dovere di ribellarsi. Questo è l'articolo 50 del progetto. E poi naturalmente è cambiato il clima, e non sapendo lì nel 47 chi doveva vincere, tutti temevano che chi perdeva poi avrebbe applicato l'articolo 50. Poi abbiamo una carta costituzionale che è quella di cui ho parlato, quella dell'Assemblea. Poi abbiamo una carta costituzionale che è quella materiale, cioè quella di cui abbondantemente ha parlato Mortati con i suoi pregevoli libri in argomento. Poi abbiamo la carta dei giudici e della Corte Costituzionale. Allora fu Nitti e Orlando che dissero, quando fu varata la carta proporzionale, regioni e Corte Costituzionale, ce n'è abbastanza per distruggere qualsiasi democrazia. Poi, e avendo così indirettamente. E poi abbiamo una carta costituzionale dei trattati. Allora, se non si va alla radice della questione, noi siamo oramai in una fase in cui dobbiamo rivedere la compatibilità del progetto politico ideologico della nostra carta costituzionale rispetto ai mutamenti che sono avvenuti sia per effetto della globalizzazione sia per effetto dei trattati con l'Europa. Noi non potremo uscire dall'Europa, perché
perché se uscissimo dall'Europa saremmo dei suicidi, ma non possiamo stare in Europa con un vincolo estero che è un vincolo che viola le nostre norme costituzionali della prima parte. Allora di qui bisogna uscire, perché troveremo sempre un magistrato. E qui dico l'ultima cosa per dire delle nostre responsabilità. Che l'inventore dell'intervento della magistratura ad una interpretazione della Carta Costituzionale fatta dai magistrati e non dal potere legislativo fece Nenni negli anni nel 64-65 quando andò al governo, prendendo un'idea che gli aveva dato precedentemente Basso di chiedere ai magistrati di modificare il loro atteggiamento nella interpretazione della normativa della Carta Costituzionale, reinterpretandola e facendola giudicare dalla Corte, sollevando le questioni di costituzionalità, fu Nenni che ebbe contatto con Magistratura Democratica, che allora non era comunista e che era anarco-socialista. Del resto, il loro esponente più attivo, Amendola, che era il pretore d'assalto di Roma, a lungo è stato, sino ai primi anni 70, un attivissimo esponente del Partito Socialista. Questo io, naturalmente ci sarebbero molte altre cose da dire, ma qui è la radice della nostra, del superamento della funzione dei partiti come nacquero. E questa è la ragione per cui non è scomparso l'uno o l'altro partito. Non c'è l'errore di un dirigente o di un altro. C'è in complesso la cecità del sistema politico di non aver capito che le crisi istituzionali non si risolvono come si risolvono le crisi politiche. Un breve giro di replica. Brevissimo. Due cose. Io condivido molto le riflessioni ora di Formica e anch'io ritengo, ma vorrei sentire su questo De Mita di nuovo, che noi scontiamo la mancata occasione che ci si era presentata tra anni 80 e 90 con la trasformazione delle condizioni politiche, geopolitiche, di affrontare il problema alla radice, cioè di porre mano ad una riforma di sistema. Idee ce n'erano state, proposte ce n'erano state, occorreva mettere insieme, occorreva appunto, come era stato fatto 40 anni prima, cercare appunto di trovare sintesi, un compromesso virtuoso tra tante idee, tante cose. Condivido quello che diceva De Mita. La politica non è ciò l'idea e attraverso un processo lineare quella si realizza. No. C'è l'idea e poi c'è l'idea di come realizzarla. E queste idee, l'idea e l'idea di come realizzare l'idea, o si collocano all'interno di strutture organizzative in grado di compiere questo processo oppure falliscono, ed è fallita. Non è che mancassero le idee, come diceva quel Tali, le idee ce n'erano abbastanza da darle a mangiare anche i porci, ma quello che è mancato è stata la realizzazione, cioè lì ci sono degli strumenti, ci occorrono dei mezzi che sono per vari motivi collassati, ma io sono convinto che lì Formica abbia ragione, che lì proprio c'è stato e quindi tutto poi è andato avanti in modo abborracciato, contingente, occasionale, con riformette che non sono riforme, eccetera, eccetera, fino al giorno d'oggi.
La seconda questione che volevo porre a De Mita e a tutti noi è questa: non c'è dubbio, oltre a tutte le difficoltà che oggi incontriamo, questo è un tema storico ovviamente, o noi riusciamo a combinare il processo di riforma, un nuovo inizio costituente, e non so come, ma comunque, alla ripresa della crescita, perché non possiamo nasconderci, insomma, le democrazie del secondo dopoguerra hanno la storia anche straordinaria che tu sottolineavi, perché garantiscono crescita, poi crescita, crescita. La loro promessa fondamentale per la gente è che tu accresci le tue possibilità, le tue occasioni, le tue opportunità, che tuo figlio starà meglio di te, o che tu hai questa fondata speranza. E il venir meno di queste, il crollo di queste virgolette promesse, che non erano state semplicemente promesse per 40 anni, per due generazioni, è tragico per la democrazia. Non possiamo, e inevitabilmente, se questo problema non è affrontato contestualmente al problema delle riforme, questi sono due aspetti della stessa medaglia, noi avremo decisionismi da strapazzo. Ma è evidente, questo vuoto sarà superato da decisionismi da strapazzo, da politiche da boh. Questo è fisiologico che ciò avvenga. Quindi i due aspetti vanno tenuti insieme, insomma, l'aspetto come dire, materiale, l'aspetto costituzionale dell'agire politico oggi. Grazie. La mia considerazione introduttiva era un po' la lettura dell'esperienza passata, e Cacciari, secondo me in maniera utile, pone il problema del governo del futuro. E allora io rifletterei così, che l'ordinamento costituzionale del Paese fu fatto con riferimento all'ambito nazionale, era quello il perimetro dentro il quale fu ipotizzato l'ordinamento. E da questo punto di vista io ho una lettura non diversa da Formica, ma io do una lettura della complessità delle opinioni giuridiche che in un certo senso concorsero a trovare un punto di equilibrio, perché la nostra Costituzione è stata fatta di due parti. Una straordinaria, la prima, sulla tutela delle libertà. E le libertà non sono principi che si incarnano immediatamente, sono processi che si organizzano. La seconda parte, viceversa, faceva riferimento all'ordinamento dei principi. Su questa questione la riflessione delle forze politiche è stata lenta. Posso ricordare una cosa mia? Io mi sono formato in politica ritenendo che la politica è la scienza dell'organizzazione dello Stato, considerandola una cultura subalterna, differendo il principio della riflessione del pensiero che poi le istituzioni recepiscono. Quindi l'identità pensiero-istituzioni è fuori della mia convinzione. Perché, lo ricordo a me stesso, il diritto che è stato fatto dai romani in realtà disciplinava i fatti, e l'illuminismo che si carica della presunzione di capire le regole e di imporla, qualche volta le impone con la persuasione, qualche volta con la violenza. Sembra che della ricostruzione storica sia più agevole la prima che non la seconda. È un po' come la medicina. Non a caso i grandi pensatori creavano una qualche similitudine tra la medicina e la politica. La medicina aiuta la persona a non morire,
La medicina non aiuta la persona ad avere la sanità, perché tutte le volte che tenta un processo del genere compie grandi aberrazioni. Questo è il mio riferimento. Storicamente, la mia lettura che ho fatto non è che ignora le difficoltà. La cosa che io credo di poter dire, che sia pure nei limiti, nelle contraddizioni, nelle insufficienze, nelle diversità di opinioni, la ricchezza dell'esperienza della democrazia in Italia è stata straordinaria, perché nonostante le diverse motivazioni che costituivano i punti di partenza, solo dopo il 18 aprile che c'è stato lo scontro si è sempre minata la ricomposizione, dove il compromesso non era la transazione negativa, il compromesso era l'intelligente risoluzione del problema, ritenendo che come l'infermità si cura per mantenere in vita, non per garantire la vita in assoluto. Questo è il passato. Adesso noi siamo in presenza di una nuova domanda, e questa è la curiosità di Cacciari. Mentre noi discutiamo dello Stato nazionale, perché l'ordinamento è lo Stato nazionale, la circostanza ci pone di fronte a due grandi problemi. La nazione, che è stata condizione di unità, è superata, e l'orizzonte nostro diventa infinito nello spazio dell'Europa. E anziché discutere come organizzare i diritti della persona nella comunità dove vivono, nel contesto più largo che governa i processi economici della vita. Credo che anche Napolitano ricorda le considerazioni che ripeto. Quando il cancelliere Kohl propone l'introduzione della moneta unica ad Hannover, noi abbiamo due posizioni contrarie. Quella inglese, che aveva un fondamento oggettivo. La Thatcher dice: non c'è nessun inglese che possa chiedere al Parlamento la riduzione della sovranità, e ha costituito. Mitterrand, dall'altra parte, non era favorevole, perché riteneva che la moneta unica senza l'ordinamento istituzionale era un mostro senza testa. Io dissi che la moneta unica poteva essere l'elemento di accelerazione del processo di integrazione. Purtroppo la storia non è andata in questa direzione, e oggi siamo in presenza della necessità dell'Europa che non riusciamo a costruire, e della nuova domanda che riguarda la vita delle persone sul territorio, che l'ordinamento degli enti locali in realtà, anziché recuperare, cancella. Mi rendete conto che noi, dal punto di vista istituzionale, stiamo accentrando i poteri dello Stato centrale, cancellando il governo delle autonomie? Allora, se il problema è questo, il problema riguarda il futuro, non riguarda il passato. Per quanto riguarda il passato, credo che sia pure nelle approssimazioni, ma la vita è così, bene o male abbiamo governato le grandi trasformazioni. Siamo inadeguati, da quello che capisco, a prevedere il futuro e organizzarci in maniera da poterlo affrontare. Grazie all'onorevole De Mita.